Amici di Attisport 24, bentornati in nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino. Settimana decisamente intensa, quella della Biferrari Nantes Savona, che dopo l'anticipo con il Telimar è pronta ad affrontare il ritorno agli ottavi di Eurocup. Ma per parlare della compagine ligure abbiamo il grande piacere di riavere il nostro ospite, l'attaccante mancino del 7 di Alberto Angelini, Edoardo Campopiano. Ciao Edo, bentornato. Ciao Andrea, è un piacere ritornare qui. Edo, io parto proprio dal primo impegno del vostro Tour de Force prepasquale, la Biferrari Nantes Savona liquida l'ostacolo Telimar, stacca il pass per i playoff. Che partita è stata quella giocata alla Zanelli? Guarda Andrea, è stata una partita tosta, perché venivamo da un successo in Coppa e poi uno stop di praticamente una settimana. In questo periodo non è facile, perché aver ritrovato il ritmo dopo 2 mesi di stop è stato complicato. Quindi ci tenevamo a far bene per dare una continuità a questo lavoro che abbiamo ripreso da un mese a questa parte, e per dare comunque fiducia giorno per giorno al gruppo. È stata una partita veramente intensa, loro ci hanno messo in difficoltà all'inizio, poi magari è stata una mia impressione, però ho visto un calo di ritmo da parte del Palermo e verso il terzo tempo siamo riusciti a staccarli, grazie comunque alla nostra intensità di gioco che ci ha permesso di portare qualche contropiede e diciamo chiudere anche con un'ottima percentuale in uomo in più. Certo, hai già individuato le chiavi tattiche della partita? Allora io ti chiedo, faccio dei nomi, ma non voglio sminuire gli altri. Campopiano, Figlioli, Paccialiev, Rizzo, Djurdjic, Erdely. Ma cosa prova il portiere avversario quando vede avanzare il Savona? Ah, guarda, questo non te lo so dire. Sicuramente siamo un gruppo che sta giocando bene, si trova bene insieme e i risultati sono visibili, non ci nascondiamo dietro un dito. Alla fine siamo secondi in classifica e per noi questo è un onore e anche motivo di orgoglio, perché non è il lavoro solo di quest'anno, ma dato che io sono da un po' di anni a Savona, so cosa c'è dietro e la crescita di questo gruppo. Quindi credo che sì, sia abbastanza, insomma, non deve essere facile, insomma, giocare contro Non l'avversario. saranno sensazioni piacevoli, secondo me, No, per il portiere avversario. assolutamente, non credo. Hai detto è un gruppo che cresce, è un gruppo che vuole fare strada e già c'è un obiettivo, un ulteriore obiettivo portato a compimento. La vittoria sui siciliani vale l'accesso ai playoff scudetto con 3 partite di anticipo. Quanto è importante aver blindato questa qualificazione? No, è molto importante, ti ripeto, perché dà fiducia a questo gruppo, che comunque è un gruppo che, per quanto possa essere consolidato negli anni, è un gruppo che in quest'ultimo anno ha fatto una campagna acquisti diversa, ci sono anche nuove figure, e questo ci porta comunque a dover ricreare comunque questa fiducia, estrema fiducia in un sistema di gioco che è quello di Alberto, che è molto semplice, molto chiaro, però che in cui uno deve proprio credere da giocatore, secondo me, perché è l'unica arma che poi ti porta a esprimere al meglio le tue caratteristiche. Quindi credo che al di là di tutto diciamo, un motivo di orgoglio, ma allo stesso tempo credo ci faccia pensare al potenziale che questa squadra ha e che può esprimere nell'ultima parte di campionato. Assolutamente, per ora si volta pagina anche perché il mantra di questa stagione è la capacità di resettare i risultati e cambiare subito. Esatto. Bisogna essere l'obiettivo, bisogna essere quasi cyborg da questo punto di vista. C'è alle porte il ritorno agli ottavi di Eurocup con lo Jadran Eceg Novi. All'andata avete affrontato una bella battaglia che vi ha visto poi distanziare i rivali solamente nel quarto parziale.
partita vedremo in Montenegro? Ma io spero sia una partita sulla falsa riga di quella dell'andata, perché per tanti motivi. All'andata credo che all'inizio loro fisicamente, come impatto iniziale, essendo più pesanti, avendo più peso, sono riusciti a metterci sotto. Però, come dico sempre, che è anche la nostra forza più grande, noi riusciamo comunque ad essere costanti durante la partita e ad esprimerci meglio anche negli ultimi due periodi, sia a livello fisico che di qualità di gioco. E questo si è visto all'andata. E voglio dire, ci serva la partita di andata per tenere la concentrazione sul fatto che, ok, abbiamo raggiunto un risultato importante come un più 6, ma non deve essere un motivo di rasserenamento, ma deve essere un motivo di concentrazione ulteriore, Anche perché. perché completo il tuo ragionamento, ti do un ulteriore spunto. Partire molli potrebbe dare E l'idea a non, una trappola molto pericolosa, perché poi esatto, motivo. Montenegro non è mai facile giocare. No, no, esatto. Quindi voglio dire, bisogna tenere la concentrazione alta e essere fin da subito propositivi nelle fasi di gioco e fare quello che, insomma, facciamo sempre, esprimere il gioco che Alberto ci chiede di esprimere, insomma, senza troppi pensieri, troppi ragionamenti, ma con un obiettivo di fare bene, ecco, come abbiamo fatto all'andata. Chiudo con l'ultima battuta dal punto di vista, diciamo che partire forte come se fosse 0-0 è la premessa migliore, però dal punto di vista tattico, qual è la chiave per far male alla squadra montenegrina, che poi lo ricordo ha chiuso il suo girone di Champions al quarto posto, ma se l'è giocata anche con squadre molto più quotate? No, no, ma voglio dire, lo Jadran è una signora squadra e lo ha dimostrato sia con noi che nella fase precedente. Detto questo, noi la chiave è la massima calma e serenità, la pazienza. Io dico che la pazienza, secondo me, è sempre tutto in queste partite importanti, perché ti permette sia in difesa che in attacco di ragionare e trovare sempre una quadra al gioco, esprimere al meglio poi quello che è sia una fase difensiva che una fase offensiva. E quindi credo sì che la pazienza sia la parola più importante in questa partita. Calma, tranquillità. Va bene, siamo così al termine di questa chiacchierata. Ringrazio Edo Campopiano per essere intervenuto. Do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Edo, grazie mille. Ciao, grazie a te, Andrea.